Buongiorno a tutti dalla campagna e benvenuti in questo nuovo giorno e video. Oggi è una giornata pessima. È mercoledì, piove tantissimo stamattina. Sono le 9 meno un quarto. James è andato all'asilo, come vi dicevo ieri, appunto, la maestra mi ha chiesto di mandarlo perché hanno la recita e almeno appunto impara la parte. Ho chiesto per piacere che non sudi troppo perché è sotto antibiotico, quindi ecco, l'avrei tenuto a casa ovviamente, però appunto le maestre me l'hanno chiesto espressamente. Ho detto va bene, l'importante è che, ecco, tanto febbre non ne ha più avuta a parte lunedì mattina e poi basta, e quindi ho detto va bene, lo mando, e di farci attenzione insomma. E non so se si vede bene, ma piove fortissimo stamattina. Piove, 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 piove. Quest'anno non ne possiamo più. Io inizio con. Vedete che anche in casa è piuttosto buio, ma poi andiamo ad accendere tutto per cercare, perché altrimenti sembra che sto registrando di notte, ma vi assicuro che è giorno. Inizio anche oggi andando a raccogliere la roba, estendendo l'altra lavatrice. Nel frattempo ho già preparato l'altra da attaccare. Già pronta, ho già messo il detersivo e vado ad accenderla. Ok. Ovviamente non sto di nuovo a farvi vedere che raccolgo, però ecco, vado a fare subito questo, poi vado a fare velocemente le stanze, cioè tiro sui letti e faccio due cose di sopra di modo da avere ordine, nella stanza dei bambini e nella mia. Vado appunto a tirare sui letti, a dare un colpo, e poi scendo e andiamo avanti di sotto insieme. Ci aggiorniamo dopo. Allora, iniziamo da qua. Siccome mio marito è un casinista, non ha ancora capito che non deve lasciarmi la roba in giro perché mi fa venire nervoso. Io dico pazienza ai bambini, ma lui, ma intanto non ce la possiamo fare. Questo qui è il cassetto dove lui tiene la roba che usa qui di fuori, eccetera, che appunto tornando dall'ufficio usa un'ora e poi me la butta lì sopra. Io la prendo e gliela rimetto dentro e poi lui arriva. Dov'è la roba? Cassetto. In quale cassetto non la trovo? Sempre in questo cassetto qua. Non è che ce ne mette un pezzo, ce la mette tutta. Io non lo so. Io veramente non lo so. Comunque, questo cassetto qui per il momento è il cassetto del casino. Questa giacca qui, ah sì, è quella che usa fuori. Anche questa. Io non lo so. Io dico, ma i bambini, uno dice, vabbè, sono bambini, e gli adulti, che giustificazione gli diamo invece? Questa qui è da lavare, butta tutto lì, e qui non capisce mai, questa qui l'ha presa sulla portata giù, l'ha buttata lì. Ok, che poi è anche pieno di polvere e lui lascia la roba in giro, così. Allora, spostiamo questo. Oh, quanta pazienza! Questa roba qua, che senso ha qua? Non lo so. Anche questa, non la metto a lavare. Ma mi dice, mi porti tutta a lavare! Vabbè, così quando guarda il video sa che pronto con lui quando non c'è. Ho tolto quelle due borse che sono delle cose che erano di là in cucina. Questi jeans non li usa, li daremo a qualcuno che ne farà buon uso. Ok, e adesso iniziamo a pulire questa parte qua, perché anche qua è vero che c'è poca roba, ma quella che c'è è impolverata e quindi bisogna andare a pulire. Ok, mettiamo il cavalletto qua così si vede quello che devo andare a fare, altrimenti in quell'angolo l'avevo messo lì perché spostare questo qui
Adesso ho la lavatrice attaccata. Questo asciugamano che vedete qua per terra è perché la mia lavatrice, quella che avevo prima, si era rotta. E allora, per non mettere quella nuova mentre facevano i lavori, ne avevo trovata una a un prezzo molto basso, vecchia ovviamente. E comunque, secondo me, quando la roba la paghi poco. Non vi posso dire il mio motto perché non ve lo posso dire, ma costa poco, diciamo, detto in buona maniera, costa poco, vale poco, va? Diciamolo così. Perché quello che dico abitualmente sul video non lo posso dire, ma è un dettaglio. Allora, intanto che io sto facendo qua, Giulia, questo qui è il pezzo che si è rotto della lavatrice, che era dietro. Bene. Giulia è di sopra, ovviamente farò avanti indietro anche perché le sto togliendo il pannolino, perché ormai ha 3 anni, a settembre andrà all'asilo. E quindi vado a controllare ogni tanto. Dicevo che c'è questo straccio perché mi perde un filo d'acqua qui dal filtro, quindi per evitare che mi si allaghi tutto. Non ne perde tantissima, però un pochino la perde e puntualmente qualcuno ci va a mettere i piedi dentro. E allora ci metto quello straccio lì davanti, di modo da evitare tutto ciò. Ok, iniziamo a pulire questa parte. Qui. Ah, forse il tempo si sta schiarendo, speriamo bene, anche perché ha rotto le scale. Ok, vado a fare questa zona. Thank you.
Anche questo pezzettino, anche se piccolo, è fatto. Adesso vado su a vedere Giulia, poi siccome è quasi mezzogiorno vado a preparare il pranzo. Allora, per evitare di fare video troppo lunghi che magari poi risultano noiosi, questa è la situazione. Ovviamente io prima di andare a fare un lavoro un po' più che mi porta via un pochino più di tempo, vado a fare il necessario. Quindi ho dato un colpo al bagno, vabbè, la lavanderia appunto che avete visto, e poi sono andata a sistemare, ho dato una scopata alle scale perché c'erano 3 dita di polvere. Poi, ovviamente, ho fatto la mia stanza. Qui c'è venuta a saltare Giulia. Devo togliere quella roba sul comò. Ho dato un colpo velocemente al bagno e sono andata a dare una sistemata alle stanze. Ok. E quella lì è Giulia che sta guardando le sue cose. Così sta brava, bravissima. Non so se si vede bene l'immagine. Ok. Niente. Quindi pensavo che anche per oggi questo piccolo video di pulizie per terminare qua, e andrò poi a il tempo intanto sembra che si stia riprendendo un pochino. India! E quindi direi che anche per oggi qui dalla campagna è tutto e noi ci riaggiorniamo domani con un nuovo video. Ovviamente quello che vado a registrare oggi pomeriggio poi lo vedete domani mattina, comunque vi dirò sempre quando e come sono state fatte le cose, giusto per essere chiari. Quindi vi mando un saluto qui dalla campagna. A domani, ciao!